criticato dal punto di vista tecnico, ce l'abbiamo tutti, quindi siamo dei primi delusi dai risultati sportivi ad oggi ottenuti. Si aspettava un inizio così in difficoltà, pur essendo partiti a debita, come avevo già detto un mese fa. Purtroppo sapete tutti che da quel venerdì 24 settembre, quando ci ho preso il portale per i tesseramenti, abbiamo dovuto giocare già il 29, poi il 3, poi il 6, poi il 10, quindi ogni 3 giorni abbiamo dovuto recuperare. La situazione è stata difficile fin da subito, anche se poi l'intenzione, e ci sono ancora della società, è quella di far bene, quella di far un campionato importante. Purtroppo oggi è difficile giustificare determinate cose, però ci sono tutte le caratteristiche, tutte le situazioni che ci hanno portato a questo risultato negativo, purtroppo già calendarizzate, già spiegate altre volte. Questo non deve essere scuso, deve essere attenuanti. Abbiamo fatto la squadra in 10 giorni, lo sapete tutto, qualche tesserato poi ho dovuto aspettarlo, qualche situazione, specie sui ragazzi stranieri o che mi hanno dato società per prospettare i punti tecnici per poter tesserare. Quando si forma una squadra di 25-30 elementi in così poco tempo, qualche errore si può fare, è stato fatto, però dovevamo mettere in campo una formazione, dovevamo mettere in campo con l'obbligo di far giocare gli under. Il mercato era chiuso, ci ha creduto, abbiamo dovuto fare un mercato con Fincoati e con under per poter raccontare partite, quindi la partita è stata vendita. Dopo, noi tutti non ci aspettavamo di avere questi punti in questo momento, e quindi nel mercato di gennaio, nel mercato di dicembre e poi di gennaio, sapevamo di avere la finestra giusta per fare le opportune correzioni, poter rilanciare. Naturalmente gli obiettivi sono sempre quelli di far bene, sempre quelli di poter tirarci fuori passo per passo da questa situazione. È inutile fare proclami oggi che sarebbero presi in modo così, diciamo, un po'. Ma è giusto però dire che è una società ambiziosa, una società vuole andare avanti, una società ha un progetto importante. L'aspetto tecnico, che è quello più deludente, che è quello che poi si evidenzia di più per voi della stampa, per la città, purtroppo lo sappiamo, siamo qui appunto in questa fase di mercato a voler correggere alcune situazioni che lo stiamo facendo, e oggi è l'opportunità di presentare Frulle Tanassi e avere modo così di riniziare questo percorso